Una giornata intensa, quella organizzata dall'amministrazione comunale di Castel San Giorgio in occasione dei festeggiamenti per il 73° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Le iniziative principali si sono tenute in Piazza Amabile, proprio di fronte alla casa comunale, alla presenza del sindaco Paolo Lanzara e altri esponenti politici della società civile del posto. Riflessioni a voce alta sull'importanza di questa data della parola libertà e quella legata alla democrazia. È una democrazia sofferta, è una democrazia voluta. Io amo la storia e quindi a 73 anni non posso dire che così. È stato il primo vero atto di democrazia, quello della scelta da una praticamente monarchia costituzionale a una repubblica parlamentare, e quindi è importantissimo, è stata la prima scelta democratica. Noi questo insegnamento dei nostri padri costituenti non dobbiamo dimenticarlo e ne dobbiamo fare tesoro anche per il futuro, in un momento in cui la politica sovranista sta prendendo il sopravvento. Io questo l'ho detto anche dai palchi, il comune non è un datore di lavoro, non procaccia sicuramente posti di lavoro, ma può creare le basi affinché ci siano posti di lavoro, cioè ci siano insediamenti produttivi utili per la collettività. Ma non solo festa della Repubblica, a Castel San Giorgio tra ieri e stamattina si sono tenuti anche eventi per celebrare l'avvenuto gemellaggio della città con quella slovena di Smartno Priliti, seguita dal consigliere delegato Alfonso De Vivo, realizzato nell'ambito del programma Europa per i cittadini con l'approvazione e il finanziamento dell'Unione Europea. Ieri l'accoglienza in Villa Calvanese degli sloveni, stamane dopo la cerimonia in Piazza Amabile c'è stato un interessante convegno in aula consiliare dal titolo L'Unione Europea nello scenario globale, con la relazione introduttiva del professore universitario Carmine Pinto. Si tratta di un finanziamento europeo, un progetto direttamente finanziato dalla Commissione Europea, quindi è stato tutto un lungo percorso di accreditamento presso la Commissione, quindi di richiesta di finanziamento, un gemellaggio, ovviamente ho detto un progetto, piccolo grande progetto, piccolo da un punto di vista diciamo economico-finanziario, perché sostanzialmente si tratta di un incontro, di un viaggio che hanno fatto i cittadini sloveni a Castel San Giorgio e anche nei paesi limitrofi che hanno visitato e che visiteranno, grande dal punto di vista simbolico, perché soprattutto in un'epoca di grande euroscetticismo è importante, sono iniziative a mio avviso importanti che avvicinano i popoli.